Benvenuti da TEF Channel News. Oggi è stato presentato anche a Perugia il piano di azione nazionale antidroga a cura del Dipartimento Politica Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Durante l'incontro sono stati poi resi noti i dati sui consumi delle sostanze stupefacenti nella città di Perugia e in quella di Terni. Vediamo i nostri contributi. Ha fatto tappa anche a Perugia la presentazione del nuovo piano nazionale di azione sulle cosiddette nuove sostanze psicoattive, messo a punto dal Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il nuovo piano, che ha avuto il patrocinio delle Nazioni Unite e di 10 importanti società scientifiche, nasce dalla necessità di diffondere strategie globali per contrastare la diffusione e l'uso sempre crescente di queste nuove sostanze. Gli studi di settore hanno infatti messo in luce una presenza in costante aumento, accanto alle classiche sostanze stupefacenti, di altri tipi di droghe. Nel giro di 3 anni sono state individuate circa 300 nuove molecole che vengono diffuse e commercializzate principalmente su internet. Per diffondere le strategie di contrasto messe a punto dal piano nazionale è stato organizzato un tour informativo che sta toccando 10 città italiane. Gli incontri si rivolgono a tutti gli operatori dei servizi per le tossicodipendenze, al personale di laboratorio, al personale delle unità di emergenza-urgenza, a quello delle forze dell'ordine e della magistratura. Scopo dell'iniziativa è infatti di attuare strategie di azione in maniera coordinata su tutto il territorio nazionale, analizzando i diversi aspetti che lo costituiscono e fornendo informazioni tecnico-scientifiche in ambito clinico-tossicologico e biotossicologico alle strutture sanitarie interessate e alle forze dell'ordine. Bisogna pensare di mettere in campo azioni diversificate e soprattutto coordinate. Allora, necessariamente il sistema sanitario deve prevedere dei programmi di prevenzione a medio e lungo termine che siano molto più precoci di quello che sono adesso, ma in Italia, non solo a Perugia. Noi dobbiamo cominciare con la prevenzione, si fa a partire dai 4 agli 8 anni. Non è possibile pensare di fare una prevenzione a 15 anni quando i ragazzi sono già orientati verso le sostanze. Le nuove sostanze psicoattive hanno infatti un bacino di consumatori molto ampio che comincia dai 15 anni e alimentano un mercato illegale che passa attraverso la rete. Sono vendute e pubblicizzate sotto le mentite spoglie di fertilizzanti, sali da bagno, profumazioni per ambienti o sotto forma di offerte mimetizzate. Guardate questo sito. Sotto la voce casa e giardino si cela in realtà un'ampia offerta di carbonoidi sintetici come JVH018, JVH073 o 015. L'Italia è fanalino di coda per l'uso delle nuove sostanze, anche grazie ad una forte campagna informativa, ma non bisogna abbassare la guardia, soprattutto tra i giovanissimi. Per questo il Dipartimento delle Politiche Antidroga ha messo a punto anche il progetto SON, un software autoinstallante che i genitori possono installare sul PC per monitorizzare l'accesso dei figli. Elena Ballarani, TEF Channel News, Perugia. Il dato più grave sul fronte dell'assunzione di stupefacenti, quello dei decessi per intossicazione acuta, vede sempre l'Umbria maglia nera in Italia, con i 21 casi mortali del 2012, pari ad un tasso di mortalità del 3,8 per 100.000 residenti, il più alto, visto che la media nazionale è pari all'1,0 per 100.000 residenti. Il record della mortalità è quella maschile, pari a un dato del 7,3 per 100.000 residenti. Non lasciano quindi spazio a speranze le cifre fornite oggi a Perugia dal Dipartimento Politica Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Riguardo poi ai consumi di stupefacenti, i dati sono meno inquietanti, perché segnalano in particolare a Perugia un decremento nel consumo di cocaina da 5,2 dosi al giorno per 1.000 abitanti nel 2011 a 3,2 dosi nel 2012, mentre a Terni la tendenza è inversa. Dalle 2,6 dosi al giorno per 1.000 abitanti si è passati nell'anno successivo a 3,2. Sul fronte eroina, se i consumi a Perugia restano stabili, a Terni si registra un forte incremento, addirittura quasi raddoppiato il consumo: dalle 3,3 dosi al giorno per 1.000 abitanti del 2011 si è passati nel 2012 a 6,2. Infine, il numero dei tossicodipendenti in trattamento presso i SERT presenti in Umbria è pari a 3.083, dato aggiornato al 2012.
E continuiamo ad approfondire queste tematiche con un altro intervento autorevole, il professor Carlo Locatelli del Centro Nazionale Informazione Tossicologica e Centro Antiveleni di Pavia. Benvenuto a TEF Channel News, grazie per il suo intervento. Grazie. Buongiorno. Allora, buongiorno. Abbiamo sentito questa mattina un dato allarmante. Accanto alle classiche droghe sono state individuate tutta una serie di nuove molecole, possiamo dire, quasi 300. Di che cosa si tratta? Si tratta di molecole di varia tipologia che cambiano frequentemente, di cui il mercato offre continuamente variazioni e quindi sostanze nuove, difficili da identificare analiticamente, problema che mette in difficoltà i servizi d'urgenza perché dal punto di vista diagnostico analitico tutti i servizi d'urgenza italiani sono dotati di pochi strumenti per poter identificare poche sostanze. La clinica è molto confusa ed è molto confondibile con anche quella dovuta ad alcol e altre sostanze d'abuso, per cui l'identificazione reale dei casi di intossicazione che finiscono nei servizi d'urgenza italiani è difficile. Con tutto ciò siamo riusciti in questi anni a identificare un notevole numero di intossicazioni acute da nuove sostanze d'abuso, identificando una ventina di sostanze d'abuso nuove che hanno provocato intossicazioni molto gravi in Italia, riuscendo quindi così a porle sotto attenzione al Ministero della Salute attraverso il Dipartimento di Politica Antidroga e quindi limitarne un po' la diffusione, insomma. Ecco, gli effetti di queste nuove sostanze stupefacenti sono ancora peggiori e più gravi delle altre sostanze? Possono essere in effetti peggiori e più gravi delle sostanze già note, perché riscontriamo per i cannabinoidi sintetici ad esempio degli effetti cardiovascolari che non sono comuni per la cannabis, e quindi sono sostanze molto più potenti, ma d'altra parte gli studi anche sperimentali lo dimostrano, sono molto più potenti come tossicità rispetto ad alcune delle vecchie sostanze conosciute, insomma. Abbiamo visto i canali di vendita, sono venduti sotto mentite spoglie molto spesso? Sì, sono vendute quasi sempre sotto mentite spoglie, come sali da bagno, come profumatori per ambiente, come incensi, come sostanze per varie tipologie di usi e consumi che non sono ovviamente la sostanza d'abuso, perché questo metterebbe in crisi il sistema di vendita, anche se specialmente in internet si trovano delle possibilità di acquisti anche su siti proprio chimici che vendono delle sostanze chimiche come se fossero delle sostanze per la ricerca chimica analitica, e invece si tratta di droghe che vengono vendute per abuso. Ecco, da qui ovviamente la domanda forse scontata, ma quanto è importante l'adozione di questo piano di azione nazionale per arrivare a un coordinamento globale in tutto il territorio? È fondamentale per poter avere una reale conoscenza di quelle che sono le cose che accadono nel nostro paese, per poter identificare intossicazioni e correre ai ripari dal punto di vista medico e clinico. Grazie allora al professor Carlo Locatelli del Centro Nazionale Informazione Tossicologica e Centro Antiveleni di Pavia. Andiamo avanti con il nostro notiziario. La polizia è intervenuta questa mattina per liberare il Parco Sant'Angelo a Perugia. Era diventato il rifugio di nordafricani senza fissa dimora. Marcello Migliosi. Quattro volanti, reparto prevenzione crimine Umbria e squadra mobile, una task force enorme, quella che questa mattina ha messo sotto attacco quel tempio del degrado che era diventato il Parco Sant'Angelo appena fuori le mura di Perugia. Come altri parchi, anche questo è scelto quale luogo di bivacco, rifugio e spaccio da parte di stranieri malviventi, spesso senza fissa dimora. Ma l'effetto Gugliotta, il nuovo questore arrivato da qualche giorno, si è fatto subito sentire. Gli agenti, comportandosi come militari all'attacco, hanno cinturato l'area del parco dove si erano oramai da tempo stabiliti clan di nordafricani. Quel meraviglioso spazio verde era diventato la loro base operativa. Una volta circondata la zona e chiuse le vie di fuga sotto le campate che delimitano il parco, le forze dell'ordine hanno effettuato il blitz. All'interno in quel momento c'erano due magrebini che dormivano su vecchi e sudici materassi. Gli africani sono stati fermati e sono entrambi delle vecchie conoscenze della legge, tutti protagonisti di spaccio su piazza, in particolare Abbraccio, Fortebraccio e Grimana. Ora ai nostri microfoni il capo delle volanti, Adriano Felici.
E quindi siamo venuti qui su segnalazione della collettività, su segnalazione dei cittadini, abbiamo effettivamente trovato più o meno verso le 7.30 due tunisini del 1986, entrambi senza fissa dimora, che stazionavano qui, che stavano dormendo nel momento in cui siamo arrivati noi, su materassi rimediati, con coperti, con stracci e altre situazioni e con parecchia spazzatura, come può vedere in questo momento. I due tunisini, entrambi senza documenti, sono stati perquisiti sul momento per accertare che non avessero oggetti pericolosi, sono stati successivamente condotti in questura e ivi fotosegnalati. Dopodiché è stato avviato l'iter per il procedimento di espulsione nei loro confronti, che adesso prevede la loro trasmissione al CIE di Caltanissetta. Marcello Migliosi, TEF Channel News, Perugia. Ancora nessuna traccia dell'automobilista che ieri pomeriggio con la sua macchina ha investito e ucciso per poi fuggire un anarnese di 83 anni che attraversava la strada in via Narnia a Terni. Nelle ultime ore i carabinieri titolari delle indagini hanno ascoltato tre testimoni che però, vista la loro distanza dal luogo dell'impatto, non hanno saputo fornire elementi precisi per individuare l'investitore. L'auto dovrebbe essere comunque una Citroen C5 di colore tra il grigio e il celeste. E andiamo avanti. Dopo l'elezione del nuovo rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Franco Moriconi, si lavora per la programmazione finalizzata a far ripartire ad Assisi il corso di laurea in economia del turismo. Paola Costantini. Dopo scioperi e proteste vince Assisi. Il corso di laurea sul turismo sta ricominciando la progettazione didattica del corso di laurea specialistica grazie alla disponibilità del magnifico rettore Franco Moriconi. Dura fu la reazione del sindaco della città serafica, Claudio Ricci, quando il senato accademico, guidato dall'ex rettore Francesco Bistoni, decise di sospendere il primo anno del corso di laurea in economia del turismo ad Assisi. Ricci sottolineò come la decisione fosse inaccettabile, in quanto si trattava del primo corso di laurea attivato in Italia sul turismo, con un crescente numero di iscritti in un settore strategico per l'Umbria e l'Italia. Non possiamo perdere il treno, vi parlano di una previsione sino al 2020 di oltre 500.000 nuovi posti di lavoro a livello nazionale, tuonò il primo cittadino, che sembra proprio averla spuntata. Intanto la sede universitaria continua a svolgere anche ora attività universitarie e gli studenti hanno di recente attivato una web radio sul turismo italiano. Sono sempre più appetibili gli sbocchi professionali nel settore del food. All'Università dei Sapori di Perugia il 75% degli allievi ha trovato lavoro a termine del corso. Sentiamo Paolo Pianigiani. Non c'è aria di crisi all'Università dei Sapori di Perugia, che ha archiviato un 2013 ricco di iniziative, grazie soprattutto alla creazione di figure professionali capaci di interpretare le esigenze del mercato con percorsi più diretti di accesso al lavoro. Allo stesso tempo si è rafforzato sia il legame con l'estero che con il territorio, grazie alla valorizzazione dei prodotti tipici umbri. Per il 2014 la presidente dell'Università dei Sapori, Anna Rita Fioroni, ha annunciato il bando per la concessione di 5 borse di studio, mentre attraverso le giornate aperte si vogliono creare eventi per far conoscere soprattutto ai giovani le effettive opportunità offerte dal settore della ristorazione. Il 75% dei giovani usciti dai corsi dell'Università dei Sapori di Perugia, è stato ribadito, ha trovato un'occupazione suscettibile di generarne altre grazie all'incremento dei flussi turistici legati all'enogastronomia. Noi lavoriamo specificatamente nella proposizione di un'offerta formativa che è rivolta al libero mercato, quindi a pagamento, che sta avendo sempre maggiori successi e interesse, anche perché grazie ai nostri corsi di formazione e all'esito dei corsi di formazione i nostri allievi riescono a trovare lavoro per il 75% e potremmo dire di arrivare al 90% se aggiungiamo anche le collaborazioni che avviano grazie anche alle competenze che acquisiscono nell'arco dei corsi che frequentano presso la nostra scuola.
terza pagina, in apertura il teatro al Morlacchi di Perugia dall'8 al 12 gennaio. La stagione di prosa prosegue con uno degli spettacoli più attesi del cartellone. Riccardo III, diretto e interpretato da Alessandro Gassman. Marcello Migliosi. Prosegue presso il Teatro Morlacchi di Perugia fino a domenica prossima la messa in scena di Riccardo III, diretto e interpretato da Alessandro Gassman, una straordinaria e avvincente messa in scena del grande classico shakespeariano con un ottimo cast. La decisione di affrontare per la prima volta anche da regista, dice Gassman, un capolavoro di William Shakespeare non è disgiunta dal felice incontro artistico con Vitaliano Trevisan, che ha curato la traduzione e l'adattamento. Riccardo III, che ha per protagonista un re crudele, ambizioso, manipolatore, ma anche insicuro, tormentato, spaventato dalla solitudine. Alessandro Gassman sceglie un adattamento e una messa in scena per questo contemporanea, piena di rabbia e di passione. Il nostro Riccardo, con il suo violento furore, la sua feroce brama di potere, la sua follia omicida, la sua diversità, dice Gassman, dovrà colpire al cuore, emozionare e coinvolgere il pubblico di oggi, mi auguro, in gran parte formato da giovani, trasportandolo in un viaggio affascinante e tragico attraverso le pieghe oscure dell'inconscio, nelle deformità congenite dell'animo umano. Marcello Migliosi, Tef Channel News, Perugia. E la voce sontuosa del contralto, Sara Mingardo, una delle maggiori cantanti italiane dei nostri giorni, darà vita insieme ai musici Aurei, diretti da Luigi Piovano, al primo concerto dell'anno nuovo degli Amici della Musica. Pianigiani. Domenica prossima, 12 gennaio, la Sala dei Notari di Perugia ospiterà il primo concerto del nuovo anno degli Amici della Musica di Perugia. Protagonisti del prestigioso appuntamento culturale saranno i musici Aurei, diretti dal maestro Luigi Piovano, insieme alla voce solista del contralto Sara Mingardo, ospite per la prima volta del cartellone degli Amici della Musica. Ricco il programma del concerto dei musici Aurei, che comprende l'esecuzione della versione per piccolo complesso dei Kindertotenlieder di Gustav Mahler, pagine cariche di terribili premonizioni. Di Mahler verrà inoltre eseguito un frammento giovanile, il Quartetsatz, per violino, viola, violoncello e pianoforte. Nella seconda parte del concerto del 12 gennaio sarà eseguita la Berceuse Elegiaque, opera 42 di Ferruccio Busoni, scritta in memoria della madre del compositore. Infine, un brano di Benjamin Britten per ricordarne il centenario della nascita. Si tratterà della Sinfonietta, opera giovanile per 10 strumentisti. Pagina sportiva, in apertura parliamo di volley di serie A1 maschile. La Circe FT Perugia, dopo la sconfitta contro l'Alto Tevere, è già al lavoro per la prima del girone di ritorno contro Cuneo. Paola Costantini. Non concede soste il massimo campionato di pallavolo maschile, che dopo il turno infrasettimanale di mercoledì sera vede già la prima giornata di ritorno alle porte, con la Circe FT Banca di Mantignana Perugia attesa domenica dal confronto casalingo con la Brela Nutti Cuneo. E in questo caso ben venga l'impegno ravvicinato per guardare subito avanti dopo la sconfitta nel derby umbro contro l'Alto Tevere Città di Castello. Sconfitta maturata al termine di una gara giocata sottotono dai ragazzi del presidente Sirci, in difficoltà più riprese sotto l'aspetto tecnico, ma soprattutto apparsi poco determinati in campo per affrontare una sfida emotivamente diversa come il derby. Un confronto nel quale i Block Devils sono sempre stati costretti ad inseguire gli avversari, padroni di casa, al contrario molto volitivi e concentrati e meritevoli della posta in palio. La squadra da ieri lavora al Pale Evangelisti. L'incontro con Cuneo è importante per la Sir, per riprendere la strada della vittoria e per portare in cascina tre punti fondamentali per il morale e per tenere a distanza le dirette inseguitrici. Ha firmato il contratto ieri e già si allena con gli altri Grifoni, Ezequiel Enti, in prestito dal Milan al Perugia fino al 30 giugno. In vista del derby umbro di domenica prossima, Gubbio, Perugia,
Dalle parti di Pian di Massiano ferve la preparazione con Camplone che ha impegnato a seguire molto da vicino l'allenamento del neogrifone Ezequiel Henty che ieri ha firmato il contratto che lo lega al Perugia per 6 mesi. Il giocatore nigeriano che arriva in prestito dal Milan via Spezia è un attaccante classe 1993 e con ogni probabilità farà parte della lista dei convocati per l'attesissimo derby del Barbetti. Intanto prosegue la campagna acquisti del Grifo, perché si punta a un centrocampista e a un terzino. Nella lista figurano i nomi di Obodo del Grosseto e Mezzavilla dello Juve Stabia, mentre in difesa si guarda a Sperotto e a Pasqualini. Unica segnalazione in uscita, quella di Daffara. Con questo servizio si chiude la nostra pagina sportiva e questa edizione di TEF Channel News. Grazie per averci seguito e a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Che seguono il meteo.it, il sito dove è la il che fa la differenza. Ecco le previsioni per venerdì 10 gennaio 2014, poche variazioni sulla nostra penisola, nuvolosità diffusa al nord e in Toscana, foschie o nebbie nelle pianure e piovigine sparsa. Vediamo il dettaglio grafico, al nord nubi sempre diffuse, vedete su tutte le regioni con piovigine in Liguria, Basso Piemonte, Bassa Lombardia, Veneto e Friuli, soleggiato invece sui monti, ma attenzione al rischio valanghe. Al centro molte nubi coprono la Toscana ma anche il resto delle regioni con piovigine sparsa e foschie o nebbie diffuse, possibili foschie dense anche in Umbria e Alto Lazio, soleggiato invece altrove. Spostiamoci verso le regioni meridionali dove il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso su tutti i settori, occasionali addensamenti non daranno luogo a precipitazioni degne di nota. I venti spirano deboli e generalmente dai quadranti meridionali. Che cosa ci dicono le temperature? Minime ancora invariate su tutto il paese, comprese tra i 5 e i 10 gradi un po' ovunque. Di giorno non avremo particolari variazioni, 8-13 gradi vediamo al nord, 7-12 gradi al centro e fino a 14 gradi al sud, ma anche 16 gradi in Sicilia. È sempre lei, osannata, apprezzata, tu possesso di uno smartphone, di non parlare, ma la creazione procedurale, come non l'hai ancora detto.